La manovra tra cancellazione e accorpamento dei comuni sotto i 1000 abitanti. Il caso Comitini in provincia di Agrigento. Il videogiornale al paese delle zolfare. Davide Sardo. Tra i poco meno di 2000 comuni da accorpare perché a stento raggiungono i 1000 abitanti ciascuno, c'è anche quello di Comitini in provincia di Agrigento. È una delle norme nazionali varate dal Consiglio dei Ministri per ridurre i costi della politica che la Regione non avrebbe alcuna intenzione di applicare. Ma il rischio c'è ed in Sicilia lo corrono 31 comuni. Comitini, con i circa 960 abitanti, potrebbe essere cancellato e unificato a Grotte oppure ad Aragona in un unico grande comune. I comitinesi però non ci stanno e chiedono al governo lombardo di impugnare il decreto. Comitini non si tocca ed il municipio non deve sparire, affermano giovani e anziani. È una cosa che mi rende anche nervoso, perché pensare ai nostri parenti che hanno lavorato tanto per questo comune ed è sbagliatissimo. Lo Stato ci ripaga così. Un comune come Comitini, che vengono persone da fuori per le feste, abbiamo un sindaco che ha fatto tantissimo per questo paese, e secondo me è sbagliato, poi non so più. Comitini dunque non si tocca, cancella? No, assolutamente, non si deve cancellare, ci sono tanti altri piccoli paesi, proprio Comitini no. Ma io spero che Comitini non ne arrivi a questi livelli, perché Comitini è un paese che ha una sua storia, una cultura, quindi dispiace che Comitini perda il diritto del comune, perché Comitini ha una sua storia e deve rimanere sempre comune. Ma visto le tradizioni del nostro comune, mi sembra che sia una grossa perdita per noi comitinesi andare a finire con un altro comune, senza togliere nulla agli altri comuni. Ma noi vorremmo mantenere sempre le nostre tradizioni, anche perché è stato sempre un comune attivo in provincia, nominato da tutti. Quindi si viene a perdere un pezzo storico, anche perché noi abbiamo delle tradizioni risalenti a 150 anni fa, dove c'è stato un momento in cui dei patrioti comitinesi hanno affisso la bandiera alla pietra di Calatunzeri. Quindi penso che sia veramente una grossa perdita e ci rattristeremo moltissimo se questo evento dovesse effettivamente succedere. Comitini dunque non si tocca? No, assolutamente no. Siete perché contrari? Sì, anche perché il paese è piccolo, mi è conosciuto ovunque, anche se ci sono poche persone, però non si tocca. Tutti i cittadini con cui avete parlato, secondo me, per il sindaco che sta facendo per i comitini, è sbagliatissimo. E poi lo Stato ci ripaga così, è sbagliato. Comitini non si tocca? No, assolutamente. Perché Comitini è piccolo come numero, ma è grande. I comitinesi almeno per il momento possono tirare un sospiro di sollievo, perché nella manovra non è esplicitato un adeguamento obbligatorio delle regioni a statuto speciale. Il sindaco Nino Contino difende il suo comune e afferma, tra l'altro, la nostra identità andrà comunque salvaguardata. Questa piazza e sono scritte pagine del Risorgimento. Qua ci sono stati cittadini che hanno dato la propria vita per l'unità d'Italia, perché a Comitini si sono preparati quegli eventi che hanno portato poi all'arrivo di Garibaldi a Palermo. Comitini qua è stata la prima città, la prima comunità in provincia di Agrigento dove è stato eretto il primo tricolore, e poi lo Stato ci ripagherebbe facendo scomparire un comune che ha una storia enorme, che direi che è un patrimonio che andrebbe tutelato. Fortunatamente le linee guida sembrano un po' placare, sembrerebbe che sono delle cose che andremo a valutare a giorni, perché ancora il decreto non è stato pubblicato in Gazzetta e poi non sappiamo la Regione Sicilia l'indirizzo che vorrà prendere. Speriamo che vorrà tutelare questo nostro patrimonio come tanti piccoli comuni che hanno la loro storia, e che indubbiamente non sono questi comuni che vanno ad attaccare il bilancio dello Stato, sono altre cose che vanno indubbiamente riviste. Sembrerebbe che le linee guida, quindi il nostro comune ne uscirebbe fuori, perché non ha altri comuni sotto i 1000 abitanti cui andare ad accorpare, quindi solo questo cavillo comporterebbe una mancata scomparsa di questo nostro gioiello della nostra provincia. Poi abbiamo notizie non certe che l'accorpamento comporterebbe solo in alcuni comuni con la scomparsa dei consigli comunali e delle giunte, mentre ogni municipalità manterrebbe il proprio sindaco, e quindi i sindaci dei comuni limitrofi andrebbero a costituire una specie di consorzio d'ambito. Queste sono notizie che arrivano così vagamente da Roma, non abbiamo certezze. La speranza e l'augurio è che la Regione Sicilia, come crediamo, ci tutela e salvaguardia quindi questi comuni, che sicuramente sono un patrimonio storico enorme che vanno salvaguardati.
Comitini è pronta a manifestare in caso di accorpamento e di cancellazione del paese. Vi sarà una sorta di rivolta popolare che coinvolgerà tutti gli abitanti, nessuno escluso, al grido di Comitini non si tocca, non vogliamo la cancellazione di Comitini.